Qua, slalom di Amendolara, prima gara del 2023 e una riconferma dei risultati del 2022 per Marchio. Sì, sì, sono non contento e dire poco. Siamo stati 5 partenti, ho fatto il giro di ricognizione con un tempo ancora migliore a quello della vittoria che ho fatto delle altre due manche, perché non ho potuto disputare la prima manche che scendendo si è bloccata una ruota e sono rimasto senza freni. Abbiamo avuto difficoltà a tirare il tamburo, grazie a Susturino che mi hanno prestato un copertone per poter disputare la gara. Sono stracontento perché siamo in una classe molto agguerrita di giovani, fra l'altro io sono il più vecchietto, e cosa dire, grazie, come si suol dire, buona la prima, speriamo che sia una stagione eccellente. Bene, sono sicuro che vuoi ringraziare... Sì, voglio ringraziare
i miei sponsor Mate, Mare e Terra, un ristorante dei miei cari amici Italblocchi, Cardamone, Officine Rotundo, e poi c'è qualcuno che ancora ci sono, il gruppo Astorino, Infissi Rotella, forse me ne sfugge qualcuno, c'ho i Serramenti Stirparo, Signorelli Marmi. Cosa dire, mancano ancora gli adesivi, non abbiamo fatto bene in tempo ad allestire, ma li ringrazio tutti quanti. È l'importante che abbiamo portato anche questa vittoria a casa. Sì, grazie, alla prossima. Ciao Marco. Ciao ciao. Questa è la classe 1004 del Cosenza Corse, sul Peugeot 106 Rally, terzo classificato Gaetano Arcentano. Secondo classificato su Volkswagen Lupo, sempre del Cosenza Corse, Michele Pozzo. Forza, forza! Primo! Primo classificato su 106 rally della New Generation Racing, Domenico Marchio! Eccolo lì, questo è il gruppo RS, la classe 1004.